È già stata preannunciata la bocciatura della manovra di bilancio italiana, da parte del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Se accettassimo tutto quello che ci propone il governo italiano avremmo delle controreazioni violente da parte degli altri paesi della zona euro. Questo è il pensiero espresso da Juncker, che ritiene totalmente inaccettabile quanto previsto dalla manovra fiscale già attentamente vagliata e approvata dall'esecutivo. Il presidente Juncker ha definito la manovra finanziaria italiana un beffaggio rispetto alle regole europee. Alcuni paesi ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l'accusa di essere troppo flessibili con l'Italia, ha aggiunto poi, un muro, quello alzato da Juncker, che non ha certamente sorpreso il governo, né sembra averlo smosso a giudicare dalle reazioni dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Le riserve espresse dal presidente della Commissione europea hanno trovato un esecutivo irremovibile. Noi andiamo avanti con le misure chieste dal popolo, ha replicato Di Maio. Juncker continui pure a rivoltarsi, gli rimane tempo ancora fino a maggio. Sulla stessa lunghezza d'onda il leader della Lega Salvini. La manovra italiana è passata, Juncker se ne faccia una ragione. Punto. Il rischio bocciatura della legge di bilancio si profila quindi dall'orizzonte nonostante le rassicurazioni del ministro del tesoro Giovanni Tria. Mi dà molte preoccupazioni ma non abbiamo pregiudizi, ha spiegato Juncker. Mi discuteremo con l'Italia come facciamo con tutti gli altri paesi. Ha preferito però non entrare nel merito dei dettagli riguardanti i vari punti cardine della manovra. Non ho commenti da fare sulle misure contenute, ma guardo ai risultati in termini di bilancio e saldo. Bisogna rispettare gli impegni presi, ha sottolineato Juncker, spiegando poi, non dobbiamo commentare le decisioni sovrane e indipendenti del governo italiano. Se dicessi che siamo contro quelle misure, questo avrebbe come conseguenze che alcuni nel governo italiano attaccherebbero la Commissione perché vieta di lottare contro la povertà. Punto. Resta quindi sulla difensiva il presidente della Commissione europea, che si smetta di dire che sono contro l'Italia, ha ribadito, è una stupidaggine e una menzione. La bocciatura preannunciata da Juncker dipenderebbe quindi solo da una questione di numeri.